Buonasera ragazze, buonasera a tutte. Voi direte perché questa ci dice buonasera, che dice sempre buongiorno? Perché sto vloggando le 5 un quarto del pomeriggio. Ogni tanto mi va via la voce, quindi non fateci caso. Sto cercando di riprendermi da questa santa influenza che a me ed Alessandra ci ha devastate. Per fortuna Federico e Riccardo stanno bene, nel senso hanno qualche acciacchetto, ma proprio roba lievissima. Noi invece ci siamo prese febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, di tutto. Sto cercando di riprenderci in tempo per il battesimo perché non vi ho detto la data precisa. Comunque ve la svelo: questa domenica ci sarà il battesimo. E ovviamente oggi che è venerdì io sto ancora così, però vabbè. Stiamo cercando di uscire il meno possibile, stiamo cercando di fare tutto bene, di curarci, di prendere la tachipirina, insomma, tutto quanto. Quindi incrociate tutto che ce la facciamo. Ho girato il mukbang pizza in cui ho risposto a un sacco di domande e curiosità che mi avete chiesto sempre nelle stories di Instagram, quindi se siete curiosi andate a vedere poi il video che penso sia già uscito, credo lo farò uscire prima di questo vlog. E se non l'avete visto, insomma, vi lascio il link qui o nell'info box, spero di ricordarmene. E niente, perché sto vloggando? Perché è arrivato da Amazon un pacco mega. Ebbene sì, il primissimo regalo per il battesimo che è arrivato in anticipo. Perché appunto i miei genitori sapevano che ci tenevo ad arrivare al battesimo con un passeggino. Io stavo cercando un passeggino più leggero perché sapete che noi non abbiamo l'ascensore. E questo che ho del trio, la parte passeggino, uno non si chiude, non riusciamo a capire, comunque è scomodissimo e molto molto pesante. Io non ce la faccio quando sono da sola. Dobbiamo a volte purtroppo tenere lei, dobbiamo sempre essere un po' in due, infatti è scomodo, è veramente scomodo. Quindi mi sono sempre detta: come regalo del battesimo prenderò sto santo passeggino leggero. E quindi i miei genitori ci hanno fatto il regalo, quindi i soldini per Alessandra, e li abbiamo utilizzati in parte per prendere questo passeggino che ci è piaciuto entrambi tantissimo. L'abbiamo trovato su Amazon, se per caso siete interessati. Non è una collaborazione, è un acquisto fatto a pieno purtroppo. Però mi piace veramente veramente tanto, quindi in caso a qualcuna di voi piacesse molto, insomma, chiedetemi, oppure io vi metto comunque il link nell'info box, ma sappiate che non è una collaborazione. Detto ciò, vado a prendere il pacco e lo apriamo insieme. E tra l'altro fatemi sapere se sono migliorata, sto cercando di guardare l'obiettivo e di non guardare me, quindi spero di essere a fuoco perché oggi non c'è neanche la luce naturale, quindi ci accontentiamo. Adesso prendo le forbici in silenzio, silenzio, perché Alessandra dorme. E andiamo ad aprire il fatidico pacco del battesimo. Eccolo! Mi appoggio qua. Però mi vediate la luce è quella che è. Vorrei prendere una lampadina un po' più potente perché pensate se adesso non c'è quella cosa lì e c'è qualcos'altro. Mazza, l'hanno chiuso bene. Porca miseria. Ce la faccio, raga.
Vediamo un po' se ci capisco qualcosa. Ovviamente penso si apra. Ops. Ma le istruzioni ci sono. Ah, questo è il coso. Quindi si apre così. Eh sì, bisogna mettergli le ruote. Ok ragazze, cerco di capirci qualcosa e a dopo. Allora, ho trovato questo che in teoria avrà, mi auguro, le istruzioni, perché altrimenti vedete che c'è anche Disney, perché l'ho preso di Minnie. Allora, tedesco, francese, ungherese, spagnolo, italiano. Istruzioni per l'uso italiano, ma non dice dove. Molto bene, avvertenze. Cure, manutenzione. Ma le istruzioni? No, raga, non ci credo. Non c'è nessuno. Ah no, ok. C'è. È andata bene. Allora, no, mi stavo già prendendo panico. Eccole qua. Vi faccio ridere. Questa è la foto che ho mandato a Riccardo. Io con le istruzioni e gli scrivo "Dove sei?". Scusate, mi va via la voce ancora. "Dove sei?". E lui mi risponde questo: lascia che arrivo stasera a casa, lo montiamo insieme, non ti preoccupare. No, voglio farti la sorpresa, ce la posso fare, io ce la faccio. Quindi ragazze, io e voi ziette ce la dobbiamo fare, chiaro? Quindi ora, dov'è? Istruzione, la mano maledette. E ce la facciamo. Oh, ho detto che ce la facciamo. Allora, qui dice che aprendolo così deve fare, mamma che zoom, au! Deve fare click. C'è anche scritto click. Ecco, adesso voglio vedere se fa click. Porca di quello. Vuoi fare click? Ha fatto click! Ma che bravo! Ma bravo! Poi, click fatto. Poi cos'è sta roba? Oh mio Dio! Cioè, voi mi dite che cosa vuol dire questa roba? Uno per. Freccia in su. Che poi non è che dici ci sono dei pezzi. Non c'è assolutamente niente. Boh, ma questo che è? Ah, ok, questo va qui. Ce la faccio! Oh! 2 ore, dico 2 ore che cerco questa cavolo di parte, di immagine, di pezzo nel passeggino, e invece era in questo simpatico sacchetto di plastica. Ottimo.
Ragazze, ce l'ho fatta. Ta-da! Lo sapevo, lo sapevo. Eccoci ragazze, salto temporale come sempre. Sono di nuovo un po' tutta intasata. Sto facendo di tutto per farla passare, ma non ce n'è. Va per le lunghe, quindi mi rassegno al fatto che al battesimo starò così. Tra l'altro mi sento anche qui gonfio, fastidioso, insomma sento dei fastidi proprio, sono proprio un po' KO. E niente, insomma, mi imbottirò di farmaci quel giorno. E niente, sono molto contenta che di aver montato il passeggino, anche a Riccardo è piaciuto tanto, gli ho fatto la sorpresa che l'ho trovato già montato. Non è stato poi così difficile, dai, a parte le ruote posteriori che avete notato, ma per il resto è stato molto semplice, soprattutto poi le ruote davanti erano solo da fare clac e clac, quindi molto molto semplice. E sono molto soddisfatta di questo regalo e niente, domani giornatona, vedrò se riuscirò a fare un vlog, ma penso lo inserirò qualche spezzettone nel vloggone del battesimo sicuramente. E domani giornata in cui cucinerò, preparerò tante cosine buone, faremo la spesa, insomma giornatona e basta. E dico sempre e, ma lo dico quando sono emozionata, quando sono un po' così, un po' ansiosa, anche perché domani, praticamente tutto domani, è l'ultimo giorno disponibile che ho per preparare tutto che abbiamo, perché Riccardo sarà a casa 2 giorni, grazie a Dio, così mi potrà aiutare domani, e poi appunto domenica che c'è il battesimo. Ragazze, ce la farò a fare tutto, e voi vedrete tutto poi nel mega vlog del battesimo, quindi non vedo l'ora. Spero venga una cosa carina, verrà sicuramente un vlog molto, penso, molto lungo, però insomma non vedo veramente l'ora. Sto utilizzando questa crema qui della Venus che mi sento di consigliarvi, me l'ha regalata la mia amica Silvia ed è buonissima sia a livello di profumo, veramente molto molto delicato, molto coccoloso. Scusate il rumore, ma ho la finestra aperta perché ci siamo fatti la doccia e quindi così insomma si asciuga e si evapora un attimo. E niente, quindi insomma ve la consiglio, mi piace sia come profumazione, poi la sto mettendo praticamente tutte le sere e sto notando la differenza, ho la pelle del viso molto più morbida, molto più me la sento proprio più idratata, ecco, non mi veniva il termine. Non è un prodotto sponsorizzato, altrimenti sapete che ve lo dico, ma merita, mi sta piacendo veramente veramente tanto, sia come profumo che merita, mi è piaciuta tanto tanto, e questa me l'aveva regalata Silvia, mi pare per il mio compleanno, o forse me l'aveva data così come pensierino una volta che è venuta a trovarmi insieme alle serviette struccanti, non ricordo se era insieme sempre per il compleanno, comunque me l'ha regalata e mi piace tantissimo veramente, spero non finisca mai perché insomma ce n'è, questa qua è da 50 ml quindi ce n'è abbastanza. Ok ragazze, io vado a nanna, sono cotta cotta cotta, domani sveglia presto, metto in carica anche la videocamera perché avrò un bel po' da filmarvi per il vlog fatidico, quindi vi mando un bacione gigante, vi adoro e al prossimo video, ciao!